Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fame Chimica. Come potete vedere oggi non c'è Ale qui a farmi compagnia, sta facendo dei suoi lavori e si sta occupando di fare il tecnico audio, luce e suoni. Saluta Ale! Ciao! Detto questo, oggi sono qui per parlarvi degli elementi. La tavola periodica tutti l'hanno studiata oppure vista per vie traverse. Sembra questa placcona gigante con tutti questi numeri, lettere. Per molti non ha senso, ma vi assicuro che ha un suo senso, ce l'ha, d'altronde non avrebbe preso il Nobel Mendeleev per questa sua opera senza avere una certa utilità. No, oggi volevo proporvi un approfondimento un tantino diverso, non tanto sulla tavola periodica, come si legge e quali sono le proprietà degli elementi e come variano nel corso della tavola periodica, ma volevo farvi vedere più che altro quali sono alcune delle applicazioni principali di tutti gli elementi della tavola periodica. Quindi, senza ulteriore indugio, lanciamo la sigla e andiamo con gli elementi. Allora, per comodità partiamo dall'inizio. Elemento 1, idrogeno. L'idrogeno è utilizzato sia in forma gassosa che in forma liquida come combustibile principalmente. È stato usato come combustibile per gli space shuttle dalla NASA e attualmente trova grandi applicazioni nell'industria del petrolio. A seguire andiamo con un altro gas, l'elio. Tutti lo conoscono perché viene usato nei palloncini per le feste, perché è più leggero dell'aria e li fa fluttuare, ma viene anche utilizzato per pressurizzare il combustibile liquido all'interno dei razzi. Parliamo ora del litio, il primo elemento dei metalli alcalini che viene utilizzato principalmente nelle batterie. Il berillio è un metallo molto leggero utilizzato principalmente per formare delle leghe con il rame. Queste leghe possono essere utilizzate per fare delle molle oppure in diversi apparecchi elettronici. Ah, le cose che esplodono mi sono sempre piaciute, ed il boro infatti è utilizzato per fare la luce verde nei fuochi d'artificio. Potete trovarlo anche nei colliri se non vi piacciono le cose che esplodono. Ora parliamo di uno degli elementi più diffusi sulla Terra, ed è il carbonio. Possiede svariate applicazioni, prima fra tutte le matite. Potete scrivere col carbonio, ma col carbonio potete anche fare una proposta di matrimonio, perché il diamante non è altro che carbonio arrangiato in una struttura particolarmente ordinata. Anche l'azoto possiede svariate applicazioni. Prima fra tutte può essere utilizzato nei fertilizzanti o per formare plastica. Il nylon è una plastica che contiene azoto. E infine anche negli esplosivi. Ah, il nostro caro vecchio ossigeno. Primo utilizzo lo respiriamo, infatti è utilizzato per curare alcuni problemi respiratori. E a livello industriale invece è utilizzato nella manifattura, diciamo, dell'industria dei metalli, dell'acciaio. Il fluoro è molto diffuso e sapete anche che sapore ha, forse lo nascondono con la menta, ma è presente in grandi quantità nei dentifrici. Il neon è un gas nobile, ciò vuol dire che non reagisce con nessun altro elemento, e viene utilizzato all'interno delle insegne luminose perché quando viene attraversato dall'elettricità tende a brillare. Anche il sodio è un elemento molto comune, lo trovate nel sale da cucina, però viene utilizzato anche all'interno dei lampioni per fare la luce gialla-arancione. Il magnesio è uno degli elementi fondamentali per la vita. Come abbiamo detto in un video precedente, è l'atomo centrale della molecola di clorofilla, però industrialmente può essere utilizzato in lega con l'alluminio per formare leghe molto resistenti e leggere, e anticamente veniva utilizzato in fotografia perché brucia con una fortissima luce bianca e veniva usato appunto per fare il flash. E parlando di alluminio, anch'esso viene utilizzato principalmente in applicazioni strutturali a causa della sua grande leggerezza, per esempio nella struttura degli aeroplani, delle macchine e anche nelle lattine. Il silicio è un semiconduttore e le sue ottime proprietà elettriche l'hanno reso molto utile appunto per applicazioni in elettronica, quando drogato con altri elementi come gallio, fosforo, boro o altri. Viene anche utilizzato nelle lenti a contatto. Esattamente come l'azoto, il fosforo può essere utilizzato per applicazioni nel campo dei fertilizzanti e nel campo degli esplosivi. E dato che gli esplosivi sembrano piacere parecchio, anche lo zolfo trova applicazioni con le cose che esplodono, infatti è utilizzato nella polvere da sparo e in pirotecnica. Trova però anche applicazione nel processo di vulcanizzazione per ottenere la gomma degli pneumatici. Il cloro presenta delle ottime capacità antisettiche, infatti è utilizzato per trattare l'acqua delle piscine, oppure presente anche nella candeggina per lavare e per disinfettare i capi. Possiede però anche un passato relativamente oscuro, non troppo relativamente in realtà, perché nella prima guerra mondiale veniva usato come arma chimica per fare stragi nello schieramento opposto. L'argon è un gas inerte che trova applicazione nelle lampadine a incandescenza e a fluorescenza. Infatti uno strato di questo gas protegge il filamento delle lampadine dall'ossigeno in modo tale che non si ossidi, non si corroda.
Il potassio è usato principalmente nei suoi composti, per esempio il potassio cloruro è usato per i fertilizzanti anch'esso e il potassio idrossido è usato nell'industria dei saponi. Però se vi ricordate in un vecchio video abbiamo parlato anche delle possibilità per applicazioni anche aerospaziali, per produrre ossigeno nelle navicelle spaziali appunto. Il calcio è usato come componente nelle leghe con altri metalli come rame, piombo e magnesio. Inoltre utilizzato come agente riducente per ottenere il torio e l'uranio metallici. Avventuriamoci ora nel fantastico mondo dei metalli di transizione e iniziamo con lo scandio. Lo scandio è un elemento chiave nella produzione di lampade da stadio e il suo isotopo radioattivo viene anche usato come agente tracciante. Il titanio è un metallo leggero e incredibilmente forte. Grazie alle sue ottime proprietà viene utilizzato nell'industria aerospaziale, ma anche per formare delle leghe con altri metalli come alluminio e ferro e anche utilizzato per fare le protesi. Il vanadio è un metallo che viene usato per costruire componenti per i motori dei jet e degli aerobus. Inoltre, tutti i suoi utilizzi prevedono la sua combinazione con un altro metallo, come per esempio la lega vanadio-gallio che viene utilizzata per fare dei magneti. Il cromo è utilizzato principalmente per ottenere l'acciaio inossidabile, ma i suoi utilizzi sono noti fin dall'antichità perché i suoi composti hanno colori molto intensi. Per esempio, il colore giallo viene fatto col piombo cromato. Oppure anche il colore dei rubini e degli smeraldi è dovuto a contaminazione di cloro in un cristallo che altrimenti sarebbe trasparente. Il manganese viene utilizzato nell'industria del vetro per rimuovere il colore verde derivante da contaminazione di ferro. Il ferro, utilizzato fin dall'antichità per produrre armi, spade, coltelli e quant'altro, ora viene utilizzato principalmente in lega con il cromo, appunto, per formare l'acciaio inossidabile. Un altro metallo di transizione molto utile per gli esseri umani è il cobalto, utilizzato nei trattamenti contro il cancro nella radioterapia. Anche il nichel è un metallo molto utilizzato nella produzione di acciai, infatti va a formare diverse leghe con diversi altri metalli che portano a proprietà anticorrosive. Il rame è uno dei migliori conduttori esistenti sulla faccia della Terra, infatti viene utilizzato principalmente come conduttore di elettricità per i fili elettrici, però conduce anche molto bene il calore, quindi viene utilizzato nei radiatori e nei sistemi di scambio termico. Lo zinco è un metallo utilizzabile in svariati settori, come per esempio nell'industria tessile, negli inchiostri, nelle batterie, nelle vernici, però il mio uso preferito è quello quando lo si mette in lega con il rame per formare l'ottone negli strumenti a fiato. Il gallio è un metallo avente bassissimo punto di fusione, intorno ai 35-36 gradi, infatti viene usato nei termometri come sostituto al mercurio. Quando combinato con l'arsenico invece può essere utilizzato come semiconduttore per pannelli solari, laser o altre applicazioni elettroniche. Un'altra cosa molto interessante è che avete presente i trucchi di magia quando questi maghi piegano il cucchiaino? Quel cucchiaino è fatto di gallio, quindi praticamente tenendolo in mano lo scaldano e in questo punto fonde semplicemente. Anche il germanio presenta svariati usi nel campo dei semiconduttori. Quando è dopato con altri elementi, per esempio, può essere usato per fare degli ottimi transistors e viene anche utilizzato nelle lampade a fluorescenza. Nell'antichità l'arsenico veniva utilizzato tantissimo come veleno, infatti era molto letale e difficilissimo da tracciare. Però le recenti tecnologie l'hanno reso più identificabile del dovuto, quindi non è più utilizzato tanto come veleno. E trova applicazioni, indovinate dove? Esatto, semiconduttori. Il selenio è utilizzato principalmente nell'industria del vetro, infatti può essere utile per decolorare oppure per dare il colore rosso, è utilizzato anche largamente negli sciampi antiforfora. Il bromo è utilizzato principalmente come ritardante di fiamma nelle plastiche e nei componenti elettronici. Viene anche utilizzato come il cloro come agente antisettico per trattare le acque. Il krypton è un gas rarissimo, viene utilizzato principalmente come flash nelle fotografie ad alta velocità e come gas conduttore nelle lampade a fluorescenza. Il rubidio è un metallo alcalino utilizzato nelle fotocellule e nei vetri speciali. Si ionizza molto facilmente, quindi è utilizzato come propellente per l'industria spaziale. E torniamo sugli esplosivi. Lo stronzo viene utilizzato in pirotecnica per ottenere un colore rosso acceso e viene anche utilizzato per la produzione dei magneti in ferrite. L'ittrio è un altro metallo di transizione utilizzato come agente legante per migliorare le proprietà delle leghe di alluminio e magnesio. Lo zirconio viene utilizzato come agente anticorrosione all'interno di pompe e valvole. Inoltre non assorbe neutroni e per questo motivo viene largamente utilizzato anche nell'industria nucleare. Il niobio viene utilizzato in lega con il titanio per produrre dei supermagneti. Il molibdeno può essere utilizzato come componente per i missili e per gli aerei. Può anche essere applicato per raffinare il petrolio, ma il suo uso principale è quello di agente legante per gli acciai inossidabili. Il tecnezio è un elemento radioattivo sintetico utilizzato principalmente come tracciante radioattivo, ma viene anche utilizzato in campo ospedaliero e in radiologia per fare dell'imaging. Una delle principali applicazioni del rutenio è quella di catalizzatore per indurire gli altri metalli, ma può essere anche utilizzato per fare dei contatti elettrici o per colorare il vetro. Come molti altri metalli che abbiamo visto in questo video, il rodio viene utilizzato come agente legante e leghe di rodio vengono impiegate per fare fornaci ed elettrodi.
Viene anche utilizzato molto come catalizzatore per l'industria chimica. Anche il palladio è un elemento molto importante per l'industria chimica. Infatti è utilizzato come catalizzatore per molti processi di idrogenazione. Inoltre è utilizzato in gioielleria e per fare le otturazioni dentali. L'argento viene utilizzato principalmente in gioielleria e in argenteria. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Inoltre è il materiale che riflette meglio la luce conosciuta all'uomo ed ha ottime proprietà antibatteriche, nonché l'uso principale utilizzato per uccidere i lupi mannari. Il cadmio è velenoso, quindi non possiede tutti questi usi. Quello più diffuso dal punto di vista commerciale è quello nelle batterie ricaricabili al nickel cadmio. L'indio viene usato principalmente come agente dopante per il germanio nella produzione dei transistor. Inoltre viene utilizzato per ottenere degli specchi molto riflettenti e per ottenere delle leghe a basso punto di fusione. Lo stagno ha la capacità di essere lucidato a livelli altissimi e in più non può essere corroso. Per questo motivo viene utilizzato principalmente come rivestimento per altri metalli o come agente legante. Inoltre, esattamente come il titanio, può essere utilizzato in leghe con il niobio per formare dei supermagneti. L'antimonio è usato principalmente per le batterie, ma può essere utilizzato anche per ottenere vernici e materiali a prova di fuoco. Gli antichi egizi lo usavano per il trucco nero per gli occhi. Il tellurio è un metallo troppo fragile per essere utilizzato in usi strutturali, però viene impiegato largamente per aumentare la lavorabilità di vari metalli, principalmente il rame e l'acciaio. Viene anche utilizzato, quando combinato con il cadmio, per ottenere pannelli solari. Lo iodio trova impiego principalmente nei rullini, oddio, nessuno usa più i rullini, quindi forse non lo troverà più fra poco nei rullini, però anche come disinfettante per le ferite. Inoltre lo iodio 131 viene utilizzato per curare i disturbi della tiroide. Lo xeno è un gas inerte utilizzato per i flash delle macchine fotografiche e per le luci dei set cinematografici. Tra le possibili applicazioni del cesio troviamo l'impiego per gli orologi atomici o l'utilizzo come catalizzatore per i processi di idrogenazione. In pirotecnica il bario produce una luce verde, inoltre può essere usato per rimuovere tracce di gas dai tubi sottovuoto e come mezzo di contrasto, diciamo, per la radiografia raggi X. Ora entriamo nel regno delle terre rare. Prima fra tutti il lantanio. E come altre terre rare, il lantanio può essere usato per ottenere le luci nei set cinematografici o anche per la pietra focaglia per gli accendini. Lo stesso vale per il cerio, anch'esso può essere utilizzato nella pietra focaglia degli accendini. Inoltre viene utilizzato come catalizzatore per raffinare il petrolio. Il praseodimio è una terra rara utilizzata per fare il vetro giallo per le maschere dei saldatori e principalmente usato, sì, per colorare il vetro per fare smalti. Come sopra per il neodimio, maschera da saldatori, pietre focaie, inoltre viene utilizzato anche per fare dei magneti. Il promezio è utilizzato principalmente per la ricerca sulle radiazioni. Può essere utilizzato come componente delle batterie nucleari e gli scienziati pensano che in tempi brevi si potrebbe utilizzare anche per avere delle macchine raggi X portatili. Il samario viene utilizzato principalmente come catalizzatore per reazioni di deidrogenazione e disidratazione per combustibile a base di etanolo. Viene anche però impiegato nel trattamento contro il cancro. Grazie alla sua capacità di assorbire i neutroni, l'europio può venire utilizzato all'interno dei reattori nucleari come componente delle barre di controllo. Proprio come l'europio, il gadolinio è un ottimo assorbitore dei neutroni e per questo trova anch'esso impiego nei reattori nucleari come componente delle barre di controllo, ma spesso viene applicato in settori in cui è previsto l'utilizzo delle microonde. Inoltre, a causa del suo forte magnetismo, viene utilizzato come agente di contrasto nelle risonanze magnetiche in ospedale. Il terbio viene spesso usato come stabilizzante per le celle a combustibile ad alta temperatura. Per chi non lo sapesse, le celle a combustibile sono questi nuovi macchinari che prevedono la produzione di energia elettrica tramite una reazione chimica. Quando combinato con altre terre rare, il disprosio può essere utilizzato nella tecnologia laser. Inoltre, come i due elementi precedenti, può essere usato come componente delle barre di controllo nei reattori nucleari. L'olmio è principalmente utilizzato nella produzione dei magneti come concentratore di flusso. Anche l'erbio è un ottimo assorbitore di neutroni. A parte questo, può essere utilizzato nella produzione di amplificatori, laser e anche per ridurre la durezza dei metalli. Il lutezio è un elemento molto raro e costoso. Una volta raffinato può essere impiegato nei processi di cracking del petrolio, ma oltre questo ha pochi utilizzi. Come forse avrete capito, siamo arrivati alla parte della tavola periodica in cui gli elementi sono degli ottimi assorbitori di neutroni. E l'afnio non è da meno, infatti viene utilizzato per fare le barre di controllo all'interno dei sottomarini nucleari. Inoltre ha un punto di fusione molto elevato e viene impiegato per fare le torce da saldatori al plasma. Inoltre l'ossido di afnio viene usato per fare dei microchip. In elettronica il tantalio è utilizzato per produrre condensatori e resistori. Inoltre può essere impiegato per formare delle leghe metalliche che aumentano la resistenza alla corrosione
E inoltre il tantalio metallico viene utilizzato per gli strumenti chirurgici. Il tungsteno è il metallo con il punto di fusione più alto conosciuto dall'uomo, infatti viene utilizzato per fare i filamenti delle lampadine a incandescenza. Con il renio si ottengono delle leghe metalliche utilizzate per i motori dei jet. Inoltre può essere utilizzato come catalizzatore per ottenere benzina ad alto numero di ottani. L'osmio è usato principalmente per fare delle leghe metalliche molto dure e si può trovare per esempio nelle sfere delle penne a sfera. L'iridio viene usato principalmente come componente per indurire il platino, inoltre usato per fare le punte delle penne stilografiche. Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, il platino è stato usato per tanto tempo in gioielleria. Trova anche largo impiego nell'industria chimica come catalizzatore. Andiamo, davvero devo dirvi dove viene usato l'oro. È uno dei metalli più belli che ci siano, viene usato in gioielleria, viene usato come catalizzatore per molti processi chimici, viene usato all'interno dei componenti elettronici, per esempio in molti cellulari ci sono componenti in oro. E svariate altri utilizzi, ma vi avevo detto che vi davo almeno uno, ne avevano dati tre, quindi adesso andiamo avanti. Il mercurio è un metallo liquido, utilizzato per esempio nei termometri, nei barometri o in altri strumenti di misura. Inoltre un tempo il mercurio veniva utilizzato per trattare il pelo degli animali per fare i cappelli. Essendo un elemento tossico, i vapori di questo mercurio inalati dal cappellaio lo facevano, diciamo, impazzire. Quindi il personaggio del cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie è coerente con testimonianze dell'epoca di cappellai diventati matti. Il taglio è utilizzato per ottenere vetro a basso punto di fusione. Inoltre una volta era utilizzato come veleno per topi, ma ora è stato bandito. Il piombo è un metallo tossico, pesante e molto malleabile. Veniva utilizzato per fare le tubature e è presente in molte batterie nelle automobili. Il bismuto è usato principalmente nei sistemi di rilevazione e spegnimento degli incendi. Il polonio è un elemento radioattivo utilizzato principalmente come fonte di calore atomica per utilizzi a breve termine. L'astato è il più pesante degli alogeni conosciuti e viene utilizzato come tracciante radioattivo e per il trattamento contro il cancro. Il radon è un gas nobile, inerte, radioattivo e viene utilizzato anch'esso nella terapia contro il cancro. Un altro elemento radioattivo è il radio. Viene utilizzato come fonte di neutroni ed è circa un milione di volte più attivo dell'uranio. L'attinio è un altro elemento radioattivo molto raro e costoso, utilizzato principalmente in medicina nella radioimmunoterapia. Come potete capire, siamo arrivati alla parte radioattiva della tavola periodica. Infatti anche il prossimo elemento, il torio, è radioattivo e viene utilizzato come rivestimento per i filamenti delle lampadine a incandescenza. Può essere anche utilizzato come combustibile per le reazioni di fissione nucleare. E proprio come il torio, anche l'uranio può essere utilizzato come combustibile per reazioni nucleari o come materiale che fornisce la carica esplosiva, la reattività nelle bombe nucleari. Inoltre alcuni dei suoi composti possono essere utilizzati come coloranti. Stessa identica cosa per il plutonio, radioattivo, fissione nucleare, bombe nucleari. Contrariamente l'americio, sempre radioattivo, può essere usato però per i sistemi di rilevazione di fumo e come fonte portatile di raggi gamma. Il californio è un forte emettitore di neutroni, viene utilizzato per costruire i metal detector per oro e argento. Ma non è finita qui, avremo una lista di altri 27 elementi, ma questi sono tutti o troppo rari o troppo recenti, che non hanno ancora effettive applicazioni, vengono usati principalmente in ricerca o sono addirittura troppo rari per essere utilizzati in generale. Questi elementi sono il tullio, l'itterbio, il francio, il protoattinio, il nettunio, il curio, il berchelio, l'einsteinio, il fermio, il mendelevio, nobelio, laurenzio, rutherfordio, dubnio, siborgio, borio, assio, meitnerio, darmstadtio, rotgenio, copernicio, nionio, flerovio, moscovio, liverolio, tennessinio e oganesson. Bene, questi sono tutti gli elementi che ad oggi conosciamo. Speriamo che questo video vi sia interessato. Ovviamente guardate sempre in descrizione per la fonte originale, le fonti originali che abbiamo utilizzato per la realizzazione del video. Vi invitiamo ad approfondire, perché noi vi diamo un'infarinata, ma è sempre bello quando uno trova interesse in un video e poi dopo vuole saperne di più e chiaramente studia per conto suo. Detto questo, grazie di averci seguito, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre su Fame Chimica. Ciao! Sirene, abituatevi alle sirene, siamo a Londra.